Buongiorno a tutti e bentrovati. Ci troviamo nel mese di ottobre, quindi all'inizio della stagione autunnale. È una stagione nella quale noi possiamo procedere a quella che comunemente e agronomicamente chiamiamo trasemina. Trasemina su un tappeto erboso. Prima di spiegare che cosa si intende per trasemina, è doveroso fare una premessa, ovvero come si dividono le specie da tappeto erboso. Sostanzialmente in due grandi gruppi abbiamo le specie macroterme, quindi specie che hanno bisogno di elevate temperature tra i 20 e i 35 gradi per dare il meglio di sé, e specie microterme, che contrariamente alle specie macroterme hanno bisogno di temperature basse, 10, 15, 20, 22 gradi, per dare il meglio di sé, per avere quella colorazione verde brillante. Ma allora che cosa vuol dire traseminare? Vuol dire seminare sopra un qualcosa, ovvero in questo caso seminare sopra un tappeto erboso già in essere. Una trasemina di specie microterme su un tappeto erboso di specie macroterme, di gramigna nel nostro caso. Ma allora perché andare a traseminare? Qual è l'obiettivo che ci poniamo quando andiamo a traseminare? Sostanzialmente l'obiettivo principe cardine è quello di avere una colorazione verde nel nostro giardino costante durante tutti i mesi dell'anno. Perché? Quando la specie macroterma entra in dormienza, diventa marrone, sembra secca, in quel preciso momento la specie microterma dà il meglio di sé, con la colorazione verde. Come quindi andare a traseminare sul nostro tappeto erboso? Dividiamo la pratica in tre grandi fasi: prima, durante, dopo l'epoca di trasemina. Circa 4 settimane prima dall'epoca di trasemina è bene andare a controllare il feltro, ovvero quella sostanza inerte, quel seccume che noi notiamo tra la pianta e il substrato. Controllarlo significa eliminarlo, banalmente per dar spazio alle sementi che entreranno sopra il nostro tappeto. Durante questo stesso periodo è bene tenere d'occhio il nostro tappeto erboso. Qualora vi siano degli attacchi fungini in corso, è bene andare ad agire subito e tempestivamente. Altra pratica fondamentale prima di traseminare, circa 5-6 giorni prima, è quella di andare ad alzare la nostra altezza di taglio sul nostro tappeto. Questo è fondamentale perché alzando la nostra altezza, alzando la nostra piantina, la stessa darà protezione alle sementi che entreranno sullo stesso substrato. Noi la andiamo ad alzare circa del 50% da quella normalmente praticata. Siamo arrivati nel giorno in cui andare a somministrare il seme sul nostro tappeto. Abbiamo detto che vengono utilizzati sementi di specie microterma, quindi siamo sulle festuche, quindi sui loietti o sulle poe. Bene, allora abbiamo seminato sul nostro tappeto. In questo momento è doveroso tenere costantemente umido il terreno, il nostro substrato. Attenzione, umido, non allagato o secco, deve essere costantemente umido, altrimenti il nostro seme non germinerà. Se abbiamo fatto tutto bene, dopo 5, 7, 10 giorni vedremo i primi risultati. Le nostre piantine cominceranno a emergere dal terreno e la colorazione verde comincerà a prendere forma. Dopo 15-20 giorni dal giorno della trasemina, noi possiamo andare a eseguire il primo taglio sul tappeto, rispettando sempre quel consiglio poc'anzi illustrato: alziamo l'altezza. Sempre durante questo periodo, quindi ci troviamo tra i 15 e i 20 giorni successivi all'epoca di trasemina, noi possiamo andare a somministrare al nostro terreno il primo concime. Vorrei però lasciarvi con un consiglio: prima dell'epoca di trasemina noi stoppiamo con le concimazioni, altrimenti potremmo creare tra la specie macroterma e la specie microterma che va a nascere delle competizioni, quindi potremmo vedere un tappeto a chiazze. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, spero di essere stato quantomeno chiaro e ci vediamo in un prossimo video.